Doveva essere la mattinata del giudizio, si è trasformata in quella del lungo rinvio, una sorta di tempi supplementari della giustizia che rimanda il pomeriggio alla decisione del giudice per le indagini preliminari sulla permanenza in carcere del giovane pakistano che ha confessato ai carabinieri di Fogliano di aver ucciso con un colpo di bastone alla testa la psicoterapeuta Letizia Girolami sabato scorso. Il giovane, arrestato a Prato, prima ha chiesto la presenza di un interprete, come ha confermato l'avvocato che ha preso la sua difesa. Sospeso momentaneamente, riprenderà alle 12:30 per la nomina di un interprete. Ah, perché lui non capisce. Diciamo che è necessario un interprete per poter rispondere e andare avanti nell'interrogatorio. Vediamo, vediamo. Dovrebbe sì, rispondere alle domande, sì. La volontà è quella, certo. Quindi ci riaggiorniamo alle Come 12:30. si sente? Si è reso conto di quello? Non posso dire altro, arrivederci. Grazie. Una volta trovato questo, nuovo faccia a faccia in carcere, questa volta l'uomo in palese stato di agitazione ha iniziato ad avere un comportamento non lineare e all'uscita lo stesso avvocato ha confermato che tutto è stato rinviato al pomeriggio. Diciamo estremamente complicato. Purtroppo l'indagato è in uno stato di agitazione, di confusione tale per cui non è nelle condizioni di rispondere alle domande. Adesso la situazione si contempla. E dunque il giudice adesso chiaramente si ritira in camera di consiglio per decidere sulla convalida del fermo e sull'applicazione della misura cautelare chiesta dal PM, e quindi ci verrà comunicato in giornata e notificata l'ordinanza.